diceva, ha paragonato la spiritualità al momento in cui ci chiediamo che senso ha la vita per noi. Ecco, questo mi ha portato alla psicologia e di conseguenza alla biotransenergetica. E la biotransenergetica, nell'utilizzarla per dare risposta a questa domanda, no? Che senso ha per me, mi ha portato al concetto di morte. Il concetto di morte è che, secondo me, la BTN ne è piena, e a partire dal passaggio dallo zero a processi come non io ma la forza in me, o tantissimi spunti durante il lavoro che mi sono stati dati nei 4 anni della specializzazione: togliti di mezzo, perché se ci sei in mezzo con te, il tuo ego, la tua personalità, la tua paura, la tua storia personale, la tua storia biografica, il miracolo non avverrà, perché stai già riempiendo tutto lo spazio, per cui devi svuotarlo lo spazio, devi svuotarlo, devi morire. Per cui a un certo punto la mia visione si è chiarita rispetto al fatto che lo zero è la via verso la morte, e la morte è la via verso il benessere. È il punto di partenza quando siamo davvero onorati di poter arrivare a quello zero per poter raggiungere il benessere, per cui per tutti i miei sforzi sono volti ad arrivare a quello zero, ad arrivare a quella morte. Detto questo, chiaramente si parla di morte a 360 gradi, perché ne intrisa la nostra vita, no? Di tutte le morti simboliche che dobbiamo affrontare quotidianamente, quindi non solo la morte di tutti i nostri personaggi interiori per poter arrivare a quello zero di cui parlavo, ma qualsiasi cambiamento, quindi un trasloco, un cambio di lavoro, una persona che ci lascia, un'amicizia che si chiude. Morire stamattina, secondo me, almeno a me è capitato di morire o di sentire la chiamata a morire, perché poi morire è ancora più difficile di così, a tante particine. Sono davvero onorata di aver ascoltato gli interventi di stamattina, mi sentivo proprio una formichina sulle spalle di giganti, che poi magari a loro volta sono sulle spalle di altri giganti ancora, onorata di questo mi ha portato. Ho tante rotture, ho tanti punti in cui dovrei rompere qualcosa, quindi ogni volta mi sento di rinnovare questo onorare la morte, che è continuamente nella nostra vita, e solo riconoscendola possiamo dar vita alla rinascita, no? Come anche prima poi ha detto Ferraris, questa rinascita avviene solo se moriamo, per cui ecco, questo è il mio compito, questa è la mia chiamata. Nello specifico, in realtà, è un cammino con ancora tante visioni di sogno. Faccio intensivi di morte e rinascita utilizzando gli strumenti della biotransenergetica, e sempre coadiuvata e accompagnata da vari compagni di cammino che utilizzano pratiche sciamaniche, piuttosto che una guida alpina escursionistica con cui andiamo in montagna a fare queste cose. E l'idea è quella di ingrandirla sempre di più. Il sogno è proprio quello di portare le persone a vivere più possibile la morte in vita, e quindi quello che auguro anche a voi è ringrazio. Piccolo spazio pubblicità, il tuo libro è Paola Gares, La via maestra, morte e rinascita, il giorno di consapevolezza, sì.